Nuova telefonata, pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Teo Orlando, sono un insegnante di filosofia e storia presso il liceo classico statale Dante Alighieri di Roma. Sì. Ecco, il motivo della mia telefonata è quello di muovere alcune obiezioni all'articolo 28 della legge, del disegno di legge di stabilità, che riguarda riduzione di spese e interventi correttivi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Ecco, sì. Già il titolo, riduzione di spese o delle spese. Non si tratta quindi di un articolo finalizzato a migliorare la qualità e a introdurre modifiche normative all'assetto della scuola italiana. Eppure, nonostante questo, il ministro Giannini, con un piglio decisionista tipico degli esponenti di quel partitello che è Scelta Civica, che spesso sono burocrati trasformati in politici e che ignorano le obiezioni mosse dai cittadini, ha deciso di introdurre le commissioni degli esami di maturità totalmente interne, abolendo i commissari esterni, cosa che era già stata fatta dal ministro Moratti alcuni anni fa e che poi invece il ministro Fioroni aveva revocato, data dal carattere totalmente fallimentare di quell'esperimento. Sì. Io sono convinto che da un lato ci si riempa la bocca da parte sia dei partiti di maggioranza, PD compreso, con un lessico mutuato dalla filosofia politica di patto condiviso con i cittadini, di consultazione pubblica online, la buona scuola che dovrebbe essere discussa su internet, eccetera, eccetera, e dall'altro lato queste decisioni vengono prese non solo ignorando totalmente qualsiasi consultazione, ma addirittura esprimendo da parte del ministro la convinzione, sì, indotta da sedicenti esperti, che questa sia l'unica strada percorribile per migliorare la qualità della scuola. Io sono letteralmente esterrefatto e allibito, perché con questo provvedimento si favoriranno innanzitutto, come ha dichiarato lo stesso ministro Fioroni in un incontro pubblico, i diplomifici. Saranno, l'ex ministro Fioroni ha detto che saranno delle marchette date appunto alle cosiddette scuole paritarie più squalificate. E non a caso il ministro Giannini è intervenuto a difendere queste scuole in una assemblea della associazione 3L, che sarebbe in realtà nient'altro che un braccio, diciamo, si è armato sulla scuola della Confindustria. Sì, ecco, sì, sì. Armato metaforicamente, ovviamente. Sì, ecco, sì. E dall'altra parte, piano con le metafore, che oggi parliamo di terrorismo, quindi. Come? Piano con le metafore sui bracci armati, oggi sì, non, è giornata, non è giornata. No, ecco, e dall'altra parte si tratta di un provvedimento che abolisce ogni valutazione di terzietà e di imparzialità sul rendimento, sul profitto, sulle performance che devono essere raggiunte dagli studenti, perché naturalmente quando la valutazione è totalmente affidata a commissari interni manca un momento. Ma dai, quella è un'autogestione cieca, poi diventa alla fine, no? Cieca, esatto, paracula. Ecco, e forse questo prelude all'abolizione del valore legale del titolo di studio, potrebbe anche essere, ma allora lo si dica senza tanta ipocrisia. Ma quello non sarebbe neanche la cosa peggiore, ultima cosa, veloci, veloci? I commissari interni non verranno pagati neanche quei miserabili 300 euro che finora venivano somministrati, e così verranno risparmiati 140 milioni. Se questo l'intento, avrebbero potuto, a mio parere, trovare altre maniere. Ma certo, grazie, grazie, questa è una testimonianza importante. Parliamo di un docente della Dante Alighieri di Roma, una scuola che ha un suo prestigio.